Finisce 2-2 la gara tra Provercelli e Feralpi Salò, partita valida per la quarta giornata del campionato di prima divisione Lega Pro stagione 2013-2014. In una tiepida giornata di sole, di fronte a poco più di 1800 spettatori, questo anche grazie all'iniziativa in collaborazione tra la società FC Provercelli e il provveditorato che ha portato allo stadio genitori e studenti. Mister Scazzola mette in campo Russo, Marconi, Scaglia, Ardizzone, Cosenza, Ranellucci, Pepe, Scavone, Marchi, Greco e Ruggero. In panchina Ambrosio, Bani, Cancellotti, Belfasti, Di Sabato, Erpen e Gomez. L'età media delle due formazioni è abbastanza differente, circa 23 anni per i giocatori del Feralpi Salò, circa 26 per quelli del Provercelli. Come età media, dopo prima fase di studio, è il Feralpi che viene in avanti. Una conclusione al volo di Luca Miracoli, poi si conclude alta sulla traversa e la Pro che macina gioco alla ricerca del gol, di una ulteriore vittoria dopo questo brillante inizio di campionato, e macina gioco anche con convinzione. Le trame sono pulite, tutto va per il meglio, quindi la conclusione in questo caso di Greco che però termina a lato, ma la segnatura è vicina, arriva grazie ad un cross dalla sinistra di Scaglia, si alza più di tutti ancora una volta e Torino nulla può. È ancora la Pro che cerca di avere la rete prima della conclusione della prima frazione. I ragazzi di mister Scazzola si muovono bene, vediamo in questo caso Ettore Marchi che in acrobazia trova il Feralpi. Comunque non ha dato l'impressione di darsi per vinto, nonostante una discreta supremazia ed un buon possesso di palla dei bianchi. Nella ripresa gli 11 in maglia bianca provano a mettere il sigillo definitivo al match e tutto sembra andare per il verso giusto, anche se Marchi viene anticipato da Branduani ad inizio di ripresa, ma qualche minuto dopo Erpen scambia con Greco dal limite dell'area, sinistro vellutato e palla. Invece sul ribaltamento di fronte mischia, palla che tocca Francesco Cosenza e va a concludersi nel sacco. 2-1, il Feralpi trova il nuovo vigore, ancora con Davide Marsura, doppietta dunque. Finisce così una gara che sembrava, come dicevamo, essere avviata per il verso giusto. La Pro ha messo in mostra un buon gioco per una settantina di minuti e solo a causa di una sorta di blackout più mentale che fisico si è arrivati con pari. Un pari che certamente non soddisfa, ma lascia intatte le speranze di arrivare molto avanti in graduatoria.